Do il buongiorno a Saverio Tommasi, fanpage, che era lì in quel momento e che ha testimoniato anche con un video. Che cosa ha visto? E poi vediamo il suo video. Buongiorno, Saverio. Buongiorno. Ho visto azioni, ho visto parole, insulti, testimonianze a decine di ragazzine, anche minorenni, che raccontavano di alpini che palpavano loro le parti intime finanche sotto le mutande. E questo non è goliardia, questo non ha nulla a che fare con il divertimento, questo non è, come Favero ha detto nel comunicato stampa uscito dopo giorni, di assordante e schifoso silenzio, questa non è maleducazione, perché la maleducazione non è un reato, mentre girare con forza il volto a una ragazzina per strapparle un bacio senza consenso, ecco, questo invece è reato. E io rabbrividisco alle non parole, cioè alle parole mancate del presidente nazionale degli alpini, Favero, perché dovrebbe usarne di chiare, di nette, di evidenti, dovrebbe dire queste persone stanno fuori dal contesto non solo degli alpini, ma dal contesto civile. Allora, noi ci vergogniamo di queste persone, dovrebbe dire, invece, finisco subito, invece è lì a cercare di raccattare l'angolino per giustificare comportamenti che non hanno niente di accettabile. Allora, Presidente, io le do modo, scusi, di rispondere. Io non ho detto questo. Se ha detto, io non ho detto che è scritto a firma sua stamani mattina. Fatti, l'ho detto, l'ho fatto nel avete comunicato, scritto che è maleducazione. Avete scritto. Allora, Saverio, avete cortesemente, qua si parla. Saverio, cortesemente, qui si parla uno per volta. Allora, Presidente, non mando ancora il servizio di Saverio Tommasi, però prima le do modo di rispondere, ovviamente. Certo, io voglio ribadire che fatti di questo genere, se sono e se ci sono. Qualcuno ha detto, noi li condanniamo, sicuramente, non c'è dubbio, e condanniamo coloro che li hanno fatti. E se saranno certificati che sono fatti da associati, saranno condannati duramente. Mi sono raccomandato. Avete presentato una denuncia alla polizia per le infiltrazioni a cui fate riferimento? Perché se lei mi parla di cappelli taroccati, di finti alpini infiltrati, io fossi lei avrei presentato una denuncia alla polizia. Dov'è la sua denuncia? Un'autotutela, insomma, dell'associazione. Io cartelli personalmente non li ho visti, non mi sono stati segnalati. Se fossero stati segnalati, io so di un cartello. Ci sono state infiltrazioni. Allora, Saverio, facciamo così, perché è importante definirle. Noi non abbiamo un potere di servizio d'ordine, voglio ricordare che questo. Si chiama denuncia contro ignoti e si fa le forze dell'ordine. Saverio, però faccio andare avanti perché è importante vedere le tue testimonianze, perché parlano quelle ragazzine che insomma sono state avvicinate in quei giorni, in quelle ore, durante i festeggiamenti. Poi, Presidente, torno da lei, garantisco. Vediamo prima il servizio realizzato da Saverio Tommasi per Fanpage. Che magari diciamo della poggia, sì, oppure c'è magari degli anziani che fanno avanzo un po' troppo, sì. Davanti a me lui tenta di mettere a lei una mano in faccia. Ha ragione, come c***o ti permette? Sì, ma stasera devi essere tollerante. Nessuna sera proprio. Tollerante. Nessuna sera. Non è divertente. E appena si volta un altro tenta di bloccarle il passaggio. Ed è così tutta la sera. Tu dovunque vai ti fermano e ti fanno commenti. Cioè, sgradevoli, a volte anche pesanti. Mi hanno palpato il c***o. Poi palpano il c***o alle ragazze. E se tu provi a dirgli qualcosa, ti dicono, sono tuo padre. Tu dici, però comunque alzi le mani. Ti prendono la faccia e vogliono un bacio. In questi giorni. Farsi commenti sgradevoli pensando di rimorchiare, ma poi potremmo essere vostri nipoti, neanche vostre figlie. Cioè, fate schifo. Ognuno si può vestire come gli pare. Non è che perché vedete una bella ragazza vestita bene, allora dovete andare a palpare il c***o. Non ci sta. Allora, casi come questi sono avvenuti anche all'Eurovision Song Contest, sono stati denunciati dalle volontarie. Insomma, è una situazione nella quale le donne giustamente alzano la testa, dicono non possiamo più stare a quanto avveniva fino a poco tempo fa. Presidente, quello che noi cerchiamo di farle capire è che se non c'è una denuncia formale dei carabinieri, ce n'è una, ma ci sono 150 testimonianze, ci sono questi video, alla fine basta questo per indignarsi. Su questo non c'è ombra di dubbio, io mi sono indignato, l'ho anche detto, però ecco, vorrei dire al giornalista che ha fatto questo servizio, se hai in mano quelle prove, perché lui non è andato a denunciare? Lui. Perché la denuncia penale è personale, che sta dicendo? Non posso io denunciare? Allora, ragazze, la devo fare io, ma cosa stanno andando tutte a denunciare?
Ma non si vergogna. Quelle ragazze stanno andando tutte a denunciare. Denunci lei quelle fantomatiche infiltrazioni con i cappelli alpini tarocchi di cui sta millantando dall'inizio della trasmissione.